complimenti, perché il Perugia nella prima mezz'ora ha dato davvero una dimostrazione di essere una grande squadra. Poi però gli episodi li ha avuti il Pescara. Come giudica questa partita? No, giudico una grande prestazione al cospetto di una grande squadra. Sapevamo che il Pescara avrebbe creato, sapevamo che il Pescara avrebbe meritato per lunghi tratti della gara, ma noi abbiamo fatto la gara che avevamo preparato. Una gara di grande dinamismo e forza, perché sapevamo che loro sarebbero partiti forti. Poi dopo il Pescara ha grandi meriti nell'aver creato occasioni che ci hanno fatto abbassare il baricentro. Noi siamo stati bravi a restare dentro fino all'ultimo. A me è piaciuto molto come si inserivano Santoro da un lato, Juan dall'altro, quando recuperavate il pallone e verticalizzavate in un attimo. Era quella la chiave? Sì, abbiamo preparato la parità in pressione per sfruttare poi una parità su ripartenza. Sapevamo che il Pescara accettava il 2 contro 2 arretrato e quindi ho voluto portare un attacco alle spalle. L'abbiamo fatto bene, forse potevamo conquistare qualcosa in più nel primo tempo, però sono molto soddisfatto dell'atteggiamento dei miei. L'ultima che dobbiamo lasciare il tecnico Formisano, da uomo di calcio, quel minuto finale come lo giudica? Cosa si sente dire a Di Pasquale, che aveva fatto una gran partita contro Silla? No, ma non sono cose che capitano. Il ragazzo ha fatto una gran partita, noi ci abbiamo creduto, il ragazzo sarà bravo a resettare e ripartire perché è un professionista, ma noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine e la gioia è stata enorme, è stata grande.